Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare della situazione molto molto particolare che devo dire mi fa un po' pensare, vi dico la verità, mi fa un po' pensare. Allora, partiamo da un presupposto molto molto semplice. Noi stiamo parlando di tante volte di questo rapporto effettivamente di Agnelli, FIGC e ovviamente anche del nostro, della nostra società. Bene, c'è un piccolo problema per quanto riguarda la situazione relativa alla comunicazione che si è creata fra Agnelli e la società nuova. Ora, questo problema riguarda ovviamente l'approccio, qui sposto un pochino la telecamera e l'assetto un pochino. Allora, si riguarda ovviamente l'approccio che si ha all'interno del caso. Voi sapete bene che la Juve l'anno scorso è stata accusata costantemente di tante cose diverse, aveva avuto problemi che attualmente hanno portato a tante cose, hanno portato comunque delle riflessioni. Ovviamente tutte queste riflessioni hanno avuto, insomma, dei pensieri e si parla del rapporto che c'è fra Agnelli e la nuova società. Ora, vi spiego una cosa che c'è all'interno della Juve, nel senso ci sono tante cose da dire, io piano piano cerco di spiegarvelo un pochino tutte perché effettivamente ci sono delle cose veramente importanti che vi devo dire, delle cose veramente secondo me fondamentali che io vi devo dire. Ovviamente ragazzi, semplicemente una cosa semplice qua sotto, andate, dovete fare semplicemente tre cose. Ovviamente iscrizione al canale, ovviamente mettere un bel, attenzione, un bel like, quindi attenzione al like, al video molto importante, e poi se vi va potete ovviamente anche attivare la solita campanellina delle notifiche. Quella è importante perché dal momento in cui voi l'attivate, voi avete le notifiche dei contenuti e se vi va potete ovviamente anche seguirmi sui social. Allora, diciamo che hanno dei caratteri diversi, no? Agnelli da una parte, la società nuova dall'altra. Diciamo che Agnelli ha sempre avuto il coraggio tipico della Juventus e invece la società nuova, secondo me, quel coraggio non ce l'ha. Ora, io mi rendo conto perfettamente che subentrare dopo la situazione che si è creata è molto particolare, è difficile, è strano, ma è difficile, ma allora, non è proprio complicato, però è comunque ostico, perché comunque ti ritrovi a dover gestire una società la cui immagine purtroppo è stata colpita. Quindi io mi rendo conto che non è semplice, non è una cosa così immediata. Però io credo una cosa, io credo che bisogna andare effettivamente ad avere un pochino di dignità nel rapporto. Quando Agnelli va dalla nuova dirigenza e accusa la nuova dirigenza e quindi il proprietario della Juve di essere troppo poco, diciamo, adatto a questo ruolo, lo fa non perché è cattivo o perché non vuole parlare dell'argomento, ma perché evidentemente vede che da parte della Juve nei confronti della FIGC c'è troppa poca grinta, troppa poca, diciamo, aggressività, c'è troppa collaborazione, capite? Io non voglio vedere la mia società collaborare con la FIGC, non mi interessa cosa pensa la FIGC, non mi interessa quello che fa la FIGC, tanto la FIGC, voglio dire, non ha padrone e quindi di conseguenza sono anarchici da questo punto di vista, sono proprio lontani, sono tranquilli da questo punto di vista, non mi interessa, però io sono d'accordo con Agnelli quando Agnelli dice che noi non siamo abbastanza duri con la FIGC. Quindi quando c'è questo dilemma, questa sorta di discussione, questa situazione un po' particolare fra ovviamente Agnelli e ovviamente la nuova dirigenza. La nuova dirigenza incolpa Agnelli perché dice tu ci hai messo in questo guaio. E adesso parli perché tanto puoi parlare visto che sei lontano. Agnelli incolpa la dirigenza attuale perché dice: voi, io non vi ho messo in nessun guaio perché io gestivo la società in maniera normalissima, facevo delle operazioni normalissime. Dal momento in cui hanno voluto colpire la Juve, l'hanno voluta colpire. Io non ho fatto niente. Quindi c'è questo scontro un po' tra le parti, un po' particolare. Io credo che bisognerebbe essere un pochino più lineari nel modo di ragionare, meno fantasiosi e più lineari nel ragionamento. Agnelli ha commesso reati gravi? No. Agnelli ha svolto delle operazioni che sono state legali? No. Agnelli ha detto delle cose che possono essere state compromettenti? Non mi risulta niente di particolare. Quindi, Agnelli quali reati avrebbe commesso? Quali
Quando Agnelli va dalla FIGC e dice io ti faccio, ti denuncio, porto testimone, vado effettivamente a, da questo punto di vista, a prendere dei provvedimenti legali, perché i tifosi juventini, anziché schierarsi con Agnelli, si schierano con la nuova dirigenza? Io questo voglio capire. La nuova dirigenza della Juve, per quanto possa essere brava, perché io non metto in dubbio che loro siano bravi, però la nuova dirigenza della Juve, per quanto possano essere bravi, non hanno niente comunque di Agnelli alla guida della Juve. Quando Agnelli va contro la FIGC e Agnelli va a discutere la FIGC e va a contestare la FIGC, non lo fa perché Agnelli è stato preso con le mani nel sacco e quindi dicevo adesso mi devo difendere, perché se io sto facendo un reato, sto commetto un reato e vengo preso dalla polizia mentre faccio un reato, cioè è normale che da questo punto di vista io, una volta che sono stato preso, che ci sono le prove evidenti, che ti devo dire no, io non lo facevo, lo stavi facendo, cioè è chiaro che tu lo stessi facendo, ma se io vengo incolpato, accusato di qualcosa che poi in realtà non è provato, perché non è stato provato letteralmente mai, cioè è normale che io ti dica poi, aspetta un secondo, fatemi vedere un po' le cose. Ed è normale che comunque, avendo avuto grande risonanza, è normale che quando vedo la società nuova che anziché combattere, anziché andare a discutere, anziché andare a fare, voglio dire, a creare, cioè non vedo da parte della società questo atteggiamento di aiuto nei confronti della Juve, è normale che mi arrabbio. Cioè, sarebbe strano se Agnelli non si arrabbiasse. Quindi, quando Agnelli va comunque dalla dirigenza nuova, comunica con la dirigenza nuova e dice: io comunque non sono soddisfatto del vostro modo di fare, ha ragione. Tutto qua ha ragione, perché io non dico, attenzione a quello che sto dicendo, io non dico che tu devi fare sempre polemica, perché sempre polemica non puoi fare tutte le volte polemica, io mi rendo conto, però non devi neanche avere questo atteggiamento del sta tutta, perché non c'è niente, capito qual è il discorso? È inutile che i dirigenti della Juve cercano di allontanare la situazione, questa è una situazione che purtroppo c'è e va comunque vista, e va vista, cioè nel senso. La vita sempre di un processo, cioè è una situazione che comunque è una situazione diversa, una situazione che io non sto, cioè nulla, nulla, nulla può essere normale se tu non vai a difenderti i tuoi interessi, cioè se tu non difendi i tuoi interessi, tu non puoi pretendere che chi stia fuori ti guardi e dica: oh, però ci ha provato, perché oggettivamente parlando, la nostra società attualmente, sto parlando di quella attuale, per difendere l'operato della vecchia, che cosa c'è? Fondamentalmente, no? Cioè, la vita di un processo, attenzione a quello che dico adesso. Non può essere ignorata e diciamo allora tutto quello che è stato prima, noi adesso lo prendiamo e lo nascondiamo perché a noi non interessa. È una cosa che non può essere fatta, non può essere attuata. È chiaro che da questo punto di vista noi abbiamo una società attuale che comunque è una società che oggettivamente parlando non ha interesse nel prendere il nome della Juve e nel perché sapete cosa c'è? Non mi aspetto mica che i nuovi dirigenti entrino e facciano casino oppure che vadano contro a tutti, ma però poi non mi devi giudicare gli altri che lo fanno. Cioè, se tu vuoi essere così silenzioso, così tranquillo, così sereno, così pacato, tu sei liberissimo di essere sereno, tranquillo, però non, poi non devi andare a non puoi andare e non hai la capacità neurologica di andare a giudicare, non hai la capacità proprio, non neurologica, ma anche proprio la capacità proprio mentale di andare a giudicare il comportamento delle altre persone, che in questo caso il comportamento delle altre persone è quella di andare a processo contro la FIGC, che è quella di Agnelli, perché Agnelli comunque vuole andare a processo contro la FIGC, tutto qua. Cioè, che la società critichi Agnelli, io non capisco il motivo. Cioè, qual è il motivo dietro questa critica che c'è di Agnelli? Perché io capisco che ci possano essere modi di fare differenti, capisco
Capisco che ci possano essere modi di essere differenti, però poi non mi devi andare a giudicare, perché tra tutti e due, tra le due squadre, tra le due fazioni, una persona ha ragione e l'altra hanno torto, e una persona intelligente lo sa chi ha ragione e chi ha torto. Tutto qua, tu non ti puoi chinare, non puoi sempre fare finta, non puoi sempre nascondere le tue sensazioni, i tuoi sentimenti per fare che cosa? Per non avere problemi? Guardate che quando vi trovate in una posizione inferiore, in cui siete sotto qualcuno, facciamo esempio la Juve, qui c'è la FIGC che comanda tutto e poi ci sono le varie squadre e c'è la Juve. Quando tu ti trovi sotto un potere, sotto qualcosa, se tu ricevi un'ingiustizia e tu non hai la forza, la consapevolezza, anche se vogliamo la capacità di andare a parlare e a discutere di quella cosa, tu non è che se non discuti. Allora è tutto a posto, allora non ci sono problemi. Perché nel momento in cui poi dovrai farti vedere, non hai la capacità di parlarne. Tutto qua. Cioè, nascondersi dalle discussioni. Non è che io mi nascondo dalle discussioni e evito tutto e tutti, e mi nascondo da tutto e sta tutto a posto. Non è tutto a posto. Non puoi evitare di parlare dell'argomento. Noi stessi ne stiamo parlando, perché noi non ne possiamo evitare di parlare, perché chiunque eviti di parlarne non ha le palle. Tutto qua non è una persona con gli attributi, secondo me, perché qui si sta parlando di una situazione che ti ha creato problemi. Si sta parlando di una situazione che continua a crearti problemi, e continuiamo sempre a dire le stesse cose dalla mattina alla sera, e continuiamo sempre ad avere questi ragionamenti mediante i quali Agnelli deve fare quello che deve fare, loro criticano Agnelli, Agnelli critica loro. Allora, perché non cercate di andare un pochino a comprendere quali sono le dinamiche interne? Perché se Agnelli denuncia la FIGC e va contro la FIGC, c'è un motivo. Non è che Agnelli denuncia la FIGC perché Agnelli a un certo punto è uscito, c'è un motivo per cui lo denuncia, va bene? Così come c'è un motivo se la Juve fa un atteggiamento diverso. Ma tra tutte, voglio farti capire che non è semplice da parte sua dire a posto lascia perdere, perché è chiaro che non è semplice. È chiaro che non è semplice. Allora, non dobbiamo andare a fare finta di niente e andare a fare finta che le cose siano tutte a posto o che le cose siano normali e leggere, perché non è niente di tutto ciò. È inutile che noi facciamo finta di tutto. Io questo ti sto cercando di far capire. Sto cercando di farti capire questo. Non vi fidate di chi, quando c'è una discussione, lascia, perché non è così che funziona. Perché non è così, perché questo atteggiamento continuo di tranquillità non porta a dei risultati, porta solamente a problemi. Lasciate stare queste situazioni. Quando vi portano in giro e vi dicono queste cose, vi portano a dire una serie di cose, la dovete finire di credere a tutta questa gente. Questa gente deve essere smascherata. La dirigenza attuale ha un atteggiamento, bisogna fare. Agnelli ha un atteggiamento, loro hanno un atteggiamento, l'atteggiamento. Loro hanno questo atteggiamento è un atteggiamento giusto? Per me non è un atteggiamento, per come ragiono non è un atteggiamento giusto. Punto. Cioè, io non posso fare finta di niente, venire da te, collaborare, parlare tranquillamente, perché ti ripeto, se ci fosse stata una situazione diversa, uno avrebbe ragionato in maniera diversa. La situazione attuale non puoi fare finta di niente. Cioè, non mi puoi dire che sia tutto normale, che sia tutto a posto, capito? Quindi io non vado ad apprezzare molto il ragionamento delle persone che non sanno. A me, posso essere sincero, ok? Non mi piacciono le persone troppo, troppo timide nel modo di fare. Nel senso, io sono del parere che quando tu ti trovi in un contesto devi parlare. Punto. Se non parli, io posso capire che hai i tuoi problemi, potresti non parlare per i tuoi problemi, però se tu hai qualcosa da dire, lo devi dire. Punto. Non puoi lasciare fermo qua, bloccato, qui, e ogni tanto li tira fuori in questo modo. Lo devi dire. Cioè, lo devi dire. Lo devi dire. Allora, se non lo dici, vai a non dirlo, poi non ti devi lamentare se ti trattano male. Tutto qua. Questo è il discorso. Raga, niente di più. Cioè, fatemi sapere voi un po' che ne pensate, datemi un'opinione su questa cosa, va bene ragazzi? Fatemi sapere un pochino cosa ne pensate voi a proposito di questa situazione. Voglio sapere la vostra opinione, fatemi sapere. Anzi, datemi una bella opinione su questa cosa. Ma sente male.